Ragazzuoli belli, io sono Grax, bentornati su Clash Royale, account di Franci. Ma voi lo sapevate che se tornate a giocare a Clash Royale c'è tutta sta roba gratis che vi aspetta? Tornate belli! Vi chiedo in cambio un like, Grax vi aggiorna su tutto, iscrivetevi e campanella attualmente gratis per ricevere queste feed. Codice Grax alla fine dello shop, Super Sad Story in descrizione. Il codice scade una volta in 7 giorni, Grax sì. Sul Super Sad Store il codice Grax 10% di sconto e vale per tutti quanti i giochi Supercell, Brawl Stars e così via. Sto al volante nell'account de Franci per farvi vedere questa cosa, dopodiché passiamo nell'account principale dove c'è da fare la sfida strategica. Seguite tutto quanto il video. Tra l'altro, discorso offerta, vedete che mi costa la metà dell'account principale perché questa la porta a livello 12, ovvero il livello delle torri dell'account di Franci. Ok, collezione tutto regolare. Qui abbiamo preso l'offerta, il regalo, quello di 1.700.000 monete, meraviglioso. Praticamente hanno messo le giornate di login per riscuotere delle risorse. 7 giorni di ritorno in game, ogni giorno qualcosa. Il primo giorno baule leggendario, 750 jolly rari. Tra l'altro non so se queste ricompense cambiano in base al livello dell'account, prestigio, non ne ho idea. Nel dubbio tornate in game, riaprite i vostri giochi e vedete, poi scrivetemelo nei commenti. Cestone da 20.000 monete, 100 jolly epici, 30.000 monete, 3 jolly leggendari, tanta roba, e un baule magico come ultimo giorno. Ti devo dire, era meglio scambiare. No, in realtà, ma chi ce frega, regà? Baule leggendario subito. Apriamo Todos. Dammi qualcosa di buono, please. Ah, tra l'altro l'account di Franci, ragazzi, è il mio account, ovviamente. Lo sapete. Buono. Vado con il pila dei jolly rari. Sono tanti. Potrei anche utilizzarli, ma forse non vado a spendere le cose. Per quale motivo? Perché poi ci farò qualche video con Franci. Upgrade, non vi preoccupate. 30.000 monete, molto bene. 3 Jolly Legend si potrebbero utilizzare sul log. Ed infine il baulozzo che apriamo insieme, sperando di trovare un'altra leggendaria. Sarebbe bellissimo, ma dubito fortemente. Vabbè, già me ne ha data una, ci possiamo accontentare. Bene, possiamo potenziare pure il cucciolo di drago. Ottimo. Posso prendere qualcosa? Sì, ma roba giornaliera. Perché ho aperto tutto quanto? È scomparso ovviamente la settimana del login, perché non loggo per un altro mese. Poi tra credo un mese mi rifaccio tutto quanto il login di 7 giorni. Come siamo messi qua? Posso dare dei jolly tipo al log? Potrei fare il log a livello 12, ma poi lo gestiremo con Franci. Qui ho preso pure il principino, benissimo. Torniamo sul primo account. Non ho loggato Grax CS perché l'avevo già loggato, mi sembra, dopo Natale. Quindi devo aspettare un altro po' per vedere poi se mi dropperanno Slash Royale. Non so se lo sapete, ma c'è pure la possibilità di beccare tutti quanti gli upgrade al 50% di sconto. Cose strane. Aspettiamo. Adesso rimetto tutti e due gli account in pausa e poi vedremo cosa ci offrirà il gioco. Però il Grax vi dà tutte queste nozioni tattiche, questi pro tips che dovete sfruttare. Sfida di oggi: 3 partite rimanenti senza restart, 9-2, e sicuramente un restartino ce lo fa fare, ma di sicuro belli dei casi. Vado con le guardie, ragazzi, le guardie molto forti, non sono più frecciabili, tanta roba. La Valchiria la lasciamo. Snowball o log? Qui potrebbe andare forte pure la snow, però certo il log mi toglie gli shield. Andrei con il log a questo punto. Brasiliano gran cavaliere, scherzo, è strategica. Gran cavaliere ci fa perdere, faremo il restart. Poi dopo andiamo nel negozio stagionale e shoppiamo pure qualcosetta. Partiamo con un barile messo pure abbastanza male, ma se non lo predicta, vabbè, qualche dannetto potrei, perché potrei fare una bella proiezione. Certo, sta cosa un pochino mi fa perdere Elisir, ma se riesco a gestire l'avanzata dell'avversario, ottimo il mio log. Tantissima roba con le guardie. Le guardie sono meta belli, eh. Sono una carta veramente devastante e non vanno giù con nessuna spell. Prima solo con le frecce potevi one shotarle. Adesso servono 2 spell, devi togliere gli shield e poi zappare. Veramente tosta la situa. Bariletto questa volta messo bene. Il bomber potenziato, pure il bomber tira delle belle legnate. E intanto i goblini. Ah, come si gode con quei goblini, dato che c'è la snow. Ma in realtà c'è la snow, potrebbe tranquillamente buttarli giù. Non ho fatto caso se l'ha utilizzata prima. Se riusciamo a fare la sfida senza restart sarebbe clamoroso. Dubito molto. Arrivano i pipistrelli. Io il mago arciere. Ok, aspettate, metto gli scaricuccioli e gli sgherri subito, in modo tale quello si frizza
e togliamo i pipistrelli e la Nightwitch. Ok, se va a piazzare qualcosa per il mastino, potrei andare di magarciere. Mi sa che ho sbagliato la proiezione. Sì, però comunque danni li facciamo. La snola utilizzata. Adesso la proiezione è giusta? Bene, togli pure la princess. Benissimo, bariletto goblin che deve distrarre. Ma il magarciere si prende il target. Comunque, il goblino di destra sono bei danni. Siamo messi molto bene. Io potrei andare pure di cycle di arcieri. Sì, ci metto le guardie per spostare in alto. Il domatore ci fa qualche danno, ma non è che ci massacra la torre. Questa la possiamo loggare. Peccato che gli arcieri poi saranno... Sapete che non lo so se sono... Ragazzi, brasiliano gran cavaliere. E io qui ho fatto un errore. È vero che ho gli arcierini, ma lui mi fa torre. Ah, brutta giocata, ma anche per lui in realtà. Perché sì, mi fa torre, ma non l'ha giocata benissimo. Vado a prendermi la torre a sinistra. Ho perso bene, non ho perso l'arcierino. Torre fatta, tutto da rifare. Il gran cavaliere col brasiliano è una sentenza ovvia. Magarciere sulla parte destra, ha sprecato un moschettiere. Da recuperare la situazione. Io più che altro ho paura del gran cavaliere. Vai con gli zappini. Potrebbe arrivare il ristartino. Io metto un mastino avanti. Lui ha il gran cavaliere e la Nightwitch. La Valchiria l'ha già piazzata. Fermi, buoni. Io non ho chissà quale roba solida per fermare il gran cavaliere con gli arcieri. Non li devo far jumpare. Mi jumpa gli scaricuccioli che so one shottabili. Brutta situazione, ma comunque siamo lì. Log, sarebbe fantastico togliere il moschettiere. Vorrei difendere il mio magarciere Grax malefico. Stavolta lui l'ha giocata bene, ma deve togliermi le guardie perché vanno sotto. Brutta situa, ragazzi. Brutta situa. Questo comunque riusciamo a fermarlo. Qui ci metto degli sgherri. Arriva la princess, tiro il log, cerca di fermare, ok. Riusciamo a piazzare un mastino dal back, mi serve per tankare, altrimenti praticamente ci prendo solo schiaffi. Credo che continuerò a prendergli gli schiaffi. È vero che c'ho Evoar che fanno veramente male dalla distanza. Metterò sicuramente loro per tankare. Qualche danno lo portiamo a casa, quello lo puliamo. Guardie davanti, il mastino me lo stanno letteralmente prosciugando. Ne mettiamo un altro così per tankare. Ci proviamo. Grax va bello cattivo. Offensivo, scaricuccioli davanti. Ok, e sono danni importanti. Devo togliere la princess di sicuro. Let's go, scaricuccioli. Più bellissimo il magarciere. Mamma mia che comeback di Grax. Non ci credevo, perché il gran cavaliere era difficilissimo da gestire. Poi col domatore che ti ripartiva, quei due mastini, wow. Calmi, 1000 gettoni. Speriamo che queste sfide in futuro, quando arriveranno le carte evolute bis al mese, ci possano dare dei frammenti. Lo chiedo a mani giunte. Goblin lancieri, scaricuccioli più che il boia, golem del ghiaccio e... ah, ti devo dire, prendo comunque maialini. Erano meglio gli, il boia al posto degli scaricuccioli, ma vabbè. Lancieri subito sulla sinistra. C'ho la zap. Ma non mi conviene tirare la zap sicuramente. Lo zappino però, se devo essere sincero, lo sfruttiamo. L'accendiamo la torre? Certo che l'accendiamo. Proviamo il push. Subito cattivo, dinamico. Bocciatore boia, ragazzi. Bocciatore boia. È vero che i maialini, ok, qualche danno lo fanno, ma la vedo già difficilissima e scurissima. Scaricuccioli per noi, ho sbagliato ovviamente. Fantasmino per noi, zappino ovviamente, non ho zappato. Ma almeno dai, con la torre centrale un minimo. Mi sono preso una boccia a sinistra, pareggiamo le torri, va bene. Togliamo il cannon cart, sarà una brutta partita. Brutta brutta partita, perché poi è bocciatore contro maialini, mi prendono a pizzi. Vabbè, golem del ghiaccio. Non piangiamo sul latte versato, provo subito con i maialini. Certo, c'ho la trivella che potrei utilizzare per destabilizzare goblini fenomenali. Ho fatto tipo due hit e basta, goblini veramente incredibili. Vado con i lancieri, posso prendere pure qualche hit, non è un problema. Subito il fantasma prima del colpo del bocciatore.
Vabbè, ha schivato la torre. Ok. Potrei andare pure con la trivella, però. Che ne pensate? Come giocata, come play. Ma la zap non c'ha molto senso. Riesco a fare qualche danno. Forse mi conviene andare di scaricuccioli. Li dividiamo. Uno zappa di qua. Qui ci vado con... ma comunque quello connette. Grossi danni a destra. Grossissimi danni a destra. Ho provato, ragazzi, a gestire la situa, ma io non so come far arrivare i maialini. Lui c'ha sempre bocciatore. Non posso mettere la Valchiria davanti perché faccio più danni che benefit. Ci metto goblini lancieri, fantasma. Appena si arriveranno proverò a fare qualcosa di diverso. Vediamo, bocciatore, questo lo giriamo. Ok, Valchiria cerco di attirare in maniera bella precisa. Zap, quello purtroppo non mi si ferma. Ci ho provato, ragazzi. Ho provato a fare qualcosa. È vero che sto facendo parecchi danni. Attenzione con la Valk. Ti prego, Valk, ti prego. Attenzione, piccolo recupero per noi. Attenzione. Certo, le tre corone mi sembrano anche un po' too much, Grax, da provare. Però ci è voluto provare. Ma guarda lì, maiali. Sono riuscito a recuperarla. Potevo pure sbilanciarmi leggermente a destra in difesa. Cosa che non ho fatto. E ho fatto entrare malamente l'ariete. Goblini che li gestiamo. Ci metto la Valk. Ci metto il golem del ghiaccio. Cerco di... ma io mi sto prendendo dei danni gratis dall'ariete. Grax, guarda il boia. Ok, non arriva almeno quello. Una piccola gioia. Ci riusciamo a recuperare? Non penso proprio, direbbe il Mac. Bocciatore che fa dei danni allucinanti. Ce lo dirà il fantasma. Grax, gestiscitela. Arriva il cannon cart. Viene spostato in avanti. C'ho la zap. L'ho zappato. Rizzappalo. Ma non è tanto quello. I danni dei barbari sono un problema. Ok. Lancieri, golem del ghiaccio di facile lettura. Potrei no, la Valk mi va verso il boia. Errore da parte di Grax. E la Valk si prende tanti danni, amici. Tantissimi danni. Di nuovo lui, lo riusciamo a fermare. Riusciamo a far tornare tutto indietro. Ci metto, c'ha pure il rocket. Non lo sapevo, ragazzi. C'ha pure il rocket Grax, non lo sapeva. Prova a pushare, bocciatori li tira. Veramente, li sta spammando come se fosse un cycle. L'ho detto, il ristartino serviva. Siamo sul 10-3, GG, ci riproviamo. Io ho fatto pure la pernacchia. Bel match teso, potevo gestire meglio sicuramente gli arieti e me ne pento assai. Due partite, focus, ho battuto, stavo dicendo, il Gran Cavaliere e lo prendiamo. Pipistrelli, anche se c'ha lo zappino, vado con i lancieri, ci proviamo. La cosa bella è che la Valchiria... con una roteata te porta indietro il gigante e colpisce i pipistrelli. Certo, bisogna arrivare all'evoluzione, quindi nessuno ti regala niente, ma c'ho le frecce, ottimo. Ma dato barile e frecce, particolare come scelta da parte dell'avversario. Piazzo la Valchiria, ma dato pure scaricuccioli, ottimo. Credo che abbia a questo punto o il doppio gigante, non lo so. Scaricuccioli che vanno a zappare. E il gigante non si muove. Certo, la Fly Machine è un grande problema, però. Assolutamente sì. La Fly è un gigante problema. Certo, le frecce era... vabbè, ce può pure sta. Questo è un ottimo curatino. E quello mi farà qualche danno a torre, come è giusto che sia. Ma tanto c'ho la torre e ok. Lui ha già girato un altro gigante, Gran Cavaliere dal back. Pure questa potrebbe essere una bella partita equilibrata, eh? Il Gran Cavaliere jumperà. Devo girare la spell per togliere. Porca paletta, si è preso le tre mutande, ragazzi. Si è... sicuramente frecce. Diciamo il Gran Cavaliere a carte coperte non è stata sicuramente la mossa più sana e più intelligente da fare. Devo mettere un fantasma da dietro. Qui prenderò almeno 8 spari, 10 spari da parte dei moschettieri. Non ho nulla per togliere i moschettieri. La sfida è più lunga del previsto, belli. Potrebbe anche farci fare un ulteriore restart, perché voi lo sapete, al match point tutto è possibile. La strategica, belli, è così. Lui si è scelto tutte quante le win condition. In realtà io gli ho dato pure un gigante, quindi Grax, insomma, Valchiria. O provo un push in opposite che magari lo mette in difficoltà, tipo Gran Cavaliere in avanti. Lui non ha, credo, il mana per i tre moschettieri. Bariletto,
delle frecce per togliere loro. E quindi noi... Vabbè, ma questa era pure forte, ragazzi. Boni, fermi un attimo, perché questo si è attivato torre con lo spiritello. L'ho beccato pure discretamente importante. GG, nulla da dire. Quando c'è da fare i complimenti e quando c'è da dire che gli avversari sono più forti, Grax è sempre presente. Lo sapete, l'umiltà prima di tutto. 10-1. Dai, due partite, please, dammi le win condition, fammi scegliere roba buona. Vado con la zap sulla Terry, perché tanto se te mette la Terry poi dopo non c'è sta la struttura. Goblini, perché con la zap li posso togliere. Domatrice o trivella, gli ho dato la Terry, mi prendo la domatrice. Queste sembrano delle scelte un pochino bilanciate. Player da principino, c'è il bottaniere subito, bello preciso, non è né terremotabile né zappabile. E lui c'ha il barriletto barbarico messo bene, quindi io posso andare tranquillamente in pressing. Fermi lì. Ok, barriletto per noi. Mi sa che nessuno c'ha la zap. C'ha il log, perché lui c'ha il barile. Quindi pirotecnica, tirerei una velenita facile. Goblin per noi. E dato che quello è un bel tank, vabbè, comunque il barriletto può fare il suo lavoro. Buono quel barile. Andrei con un cerbottaniere. Pure questa è una partita importante, eh. Il gioco, ragazzi, ci sta dando delle partite, non dico toste, ma insomma, hanno il loro perché. Quella è un'ottima zappa. Valchiria che toglie Gob. Ok, non ho preso tantissimi danni, ma anche lui ci ha fatto male. Valchiria e domatrice, secondo voi può... Ma andiamo con calma. Togli la pyro, così lo... Ok, ci stava il miner lì. Ci stava. I goblini possono andare a torre? Sì, deve difenderli. Potrebbe prendere qualche lama, ci mette gli scaricuccioli. Ok, ora devo difendere la sua trivella. Per difenderla, lui non tirerà più il barile, ovviamente. Mascalzoni, non ti sbagli, pulisci tutto, Grax. Terremoto, ma le due signorine dietro non vanno giù, quindi domatrice adesso, dato che lui... deve togliermi. Quella è una signora zap. Potevo metterla pure un pochino meglio, ma guarda che danni che sono entrati. Non ha il bariletto, e allora il mio bariletto, insomma, quei lancieri non li ha messi neanche male, c'è da dire pure quello. Vado con i goblini, non prendiamoci le lance dei lancieri. Pulisci tutto, Grax. Non la dobbiamo perdere, ragazzi, eh. È stato costretto a mettere gli scaricuccioli. Ti va di trivella, ma è l'ultimo dei problemi, in quanto con lei difendo. La pirotecnica Evo può fare male, ma ci metto una domatrice per tankare. E vado con il barile. Così, forse era meglio gestire. Vabbè, comunque il goblino ha fatto il suo lavoro. Ma guarda quelle scintille, veleno per forza lì. Ragazzi, veleno per forza lì, altrimenti non la raccontavo. Goblini, si pulisce, 56 di danni, Valchiria Evo. E ho preso un'altra botta. Guardate che sto lì, eh. Siamo abbastanza in equilibrio. Il bariletto non è un problema, lì dovrebbe essere discretamente zappabile. Ma arrivo... No, ho sbagliato il barile, raga. Ha già sbagliato il barile, ma va bene. Devi tirare spell. GG per noi, l'ho rischiata, me l'ho portata a destra perché col barile non ero sicuro di prendere la torre a sinistra, invece la Valchiria la prendeva con il danno, non sono abituato a giocare l'evoluzione. Intanto i nostri token li abbiamo presi, ci manca l'ultima, la chiudiamo. Sempre gameplay incredibili escono fuori queste sfide. Scheletrini su Goblin, quegli scheletrini però l'arco X fatica. Mastino non lo prendo, anche se non ho roba aerea, eh. C'è pure quello da dire, c'ho i lancieri, l'arco X è molto difficile da giocare nella strategica. Barbari, pennuto, bene. Split i barbi, così poi li avremo subito evoluti. Si è preso la Valchiria Evo, arco X dal back. Si prospetta una partita interessante. Io vado con Fenice dal back. L'unica cosa che ho... pure il magarciere è buono. Se avessi preso il mastino sarebbe stato meglio. Col mastino non avrei avuto nessun tipo di problema. Però anche così non è malvagissimo. Intanto il cannon cart fa il suo lavoro. Ok, va avanti, se prenderà il target rimarrà piantato. C'è goblini, cerchiamo di fare un po' di danni. Te pareva la Terry, qualche lancio arriva. C'ha i suoi gob, devo tirare la snow e fermare il boia che non dovrebbe hittare tramite snow. Altra partita delicatissima, goblin dell'avversario che non hitta. Ok, i barbari però certo con la Valchiria li ferma.
C'è pure questo da dire. Questi, non essendo deck meta, potrebbe riuscirci senza problemi. Gigante Goblin da dietro. Lo metterà il mastino? È un player che sa giocare il mastino? Ti mette la Valchiria. Esatto. Potrei pure provare a fare un push barbarico in opposite, perché sono molto tosti da buttare giù. Però andiamoci con calma. C'ho paura di esagerare, ragazzi. Ho paura palesemente di esagerare. Lì una beccata gliela tireremo. Cannon cart facile dal back. I barbari da mettere sul magarciere, perché no? Intanto skelly per noi, benissimo. Vado con i barbis, e stavolta fanno molto male perché vanno veloci. Puliamo tutto. La Valchiria anche lì. Certo, se prende parecchi damage, sicuramente. Gli skelly a destra si sono sentiti. Se prende il target il cannone, io ne potrei mettere pure un altro magarciere. Gli ho fatto qualche gli ho fatto diversi danni, assolutamente. Ha sprecato pure il miner. Certo, mettere lei non è, credo, la miglior giocata in assoluto. Penso proprio di sì. Quindi cercherò di difendere con la Phoenix. Quello va avanti e tanca. Goblin per noi, togli il magarciere. Siamo coperti. Buona la Terry. Prenderò qualche danno, ma non è tutto questo problema. Barile per noi, Fenice che va avanti. Snowball per portare lui un pochino più vicino. Guarda quei Barbis. C'eravamo quasi, ragazzi, eh. Gira di Fenice. Speravo in un'altra hit, ma ho il cannon cart, tanto lui mi andrà. Cambio tattico totale, tombale. Devo togliere sicuramente il magarciere, metterci la Fenice. Non è stata la miglior Fenice, però almeno fa il suo lavoro. Becca forte, amica mia. Grande Phoenix. Let's go di Barbis. Let's go di Snow. E quella non me li toglie tutti. Vai di barile più Fenice. Mi devi togliere il magarciere. Il problema è il magarciere. Guarda quei goblini. Pensavo più danni. Partita tesa. Grax, non lo sottovalutare. Partita molto tesa. Ci abbiamo gli scheletrini. Pulisci tutto. Togli i goblin. La Terry, ok, ma non è incredibile. Penso sia più incredibile il gigante goblin, che potrei supportare con la Fenice. Ma io vado con i goblin lancieri, che poi mi ritrovo. Tanto la Terry non ce l'ha. E mentre quello mi tanca. Vai Grax. Bella giocata per lui di nuovo, ragazzi, eh. Snowball per noi. L'arco X l'ha gestito. Ti escono fuori delle partite con questa modalità che sono veramente incredibili. Super capanna per noi. Terry per lui. Vado con i barbari in opposite. Intanto il cannon cart sta gestendo. Snowball 700. Magarciere. Provo un gigante goblin nel magarciere. Comunque spinge. Mi serve un'altra Snow. Mi serve un'altra Snow. Togli la Valchiria. Vai con i barbari. Gigante goblin. Snow per noi. Arco X. Barile. Ci stanno i Barbis lì sotto. Sono fortissimi. Let's go de barile. Il cannon cart. Mamma mia, gameplay di Grax. La strategia, che roba è. L'abbiamo chiusa. Non si sa come ci siamo riusciti. Gameplay sempre tostissimi, ma noi piacciono così. Tiva tosta. Vedete? Non fa una piega. 12.000 punti che possiamo spendere. In realtà, ragazzi, dovrei acquistare tutte quante le carte. Non so se vi ricordate, l'avevamo lasciato in sospeso. Questo è un 5-1 che conviene acquistare sicuramente. Io nel frattempo vi chiedo di lasciare un like, è totalmente gratis. Iscrivetevi a campanella, è totalmente gratis per ricevere gli aggiornamenti. Grax vi aggiorna sui tornei, su quello che succede negli altri account. Lo sapete, mi prendo pure al volissimo la guaritrice. E noi credo che ci becchiamo domani. Vi metto un po' di hype con un video di Clash Mini, e lunedì con un altro video di Clash Royale. In questo gennaio stiamo un po' sperimentando, ragazzi. Provo a fare delle cose, dei test. Vediamo come risponde la community. Vediamo quello che passa nella testa di Grax. 2700 punti. Ci prenderemo anche i tre moschettieri. Chiudiamo il video con il totale dei Jolly Elite, che al momento sono 367.000. Tra un po' li andremo a spendere. Vi ringrazio per il supporto e mando un kiss gigantesco. Buon fine settimana da Grax. Ciao belli, ciao ciao.